tempo, arrivi da una vittoria importante, adesso proverai il circuito che comunque hai visto, come ti avvicini ai mondiali? Ma diciamo che l'avevo già visto subito dopo il giro, è un'idea che avevo già un paio di settimane fa, di trovare una giornata libera per venirlo a vedere. Quindi ovviamente è lo strappo finale, quello che tutti quanti temono, che potrebbe fare la differenza, però secondo me è un circuito da guardare bene, per questo la volontà di rivederlo. Chi secondo te potrebbe tra i tuoi avversari avere veramente qualcosa da dire su questo percorso? Chi c'è da temere? No, io l'ho detto ancora un po' di mesi fa e ho visto una sola tappa alla Vuelta, perché non guardo televisione, non leggo giornali né niente, però secondo me il favorito numero uno è sicuramente Cancellara. Te appunto esci da una vittoria, come ti senti fisicamente, come ti senti atleticamente? Ah, sto bene, so di aver lavorato molto bene gli ultimi 2 mesi, perché voglio fare un bel finale di stagione, quindi i risultati stanno venendo, vediamo, mancano ancora 2 corse dove si può far bene, dove per me e per la squadra sono molto importanti, quindi stiamo concentrati su queste gare. Infine chiudiamo con una nota lieve, un saluto allo storico CT Martini. Bah, sicuramente, il discorso di Alfredo se ne è parlato l'altro giorno e visto che non era neanche in ottime condizioni mi faceva piacere di salutarlo, quindi dopo sarò lì da lui a fare 2 parole più che volentieri.